Cari amici, dicembre è appena incominciato, ma nel nostro campus da tempo fervono i preparativi per il Natale. A dare il loro prezioso contributo per l'allestimento dello spettacolo di Natale della primaria sono stati gli alunni delle classi quarte, insieme agli studenti dell'Accademia Santa Giulia. Vediamo nel nostro servizio cosa hanno fatto. Di là, in Aula Magna, stiamo facendo la scenografia per lo spettacolo di Natale. Buongiorno maestre, da dove nasce questo progetto delle classi quarte? Allora, il progetto della scenografia parte da un lavoro più ampio, dallo studio del copione. Ai bambini è stato chiesto, dopo aver letto il copione, quali potevano essere gli elementi che dovevano essere rappresentati sulla scenografia. Successivamente il lavoro è continuato in aula informatica, dove i bambini hanno cercato delle immagini significative riferite al contesto e all'ambiente in cui si svolgeva lo spettacolo di Natale. Come ultimo lavoro hanno poi cercato di progettare una bozza di una possibile scenografia, messo insieme una serie di progetti per cercare un elaborato finale e realizzarlo. Buongiorno professore Mezzano, oggi con i suoi studenti dell'Accademia Santa Giulia cosa avete fatto? Oggi abbiamo fatto un laboratorio di decorazione dove siamo andati a realizzare la scenografia per lo spettacolo natalizio. Quella giornata qui è importante perché è una crescita formativa sia per gli alunni della primaria, la classe 4 in particolare, sia per gli studenti dell'Accademia Santa Giulia che sono studenti del primo anno specialistico di Tiro in Urban Design. Diventa anche un momento di gioia per entrambe le realtà, infatti parlando con gli alunni stessi da primaria risultano molto soddisfatti e fanno la gara chi deve stare qua di più, per cui è un'esperienza positivissima. Che cosa rappresenterà la scenografia? In centro la classe con gli addobbi di Natale, a destra un pianeta con il piccolo principe e a sinistra degli altri pianeti. Lo sfondo è un'aula e praticamente adesso noi pitturiamo e dopo gli altri gruppi ci inverteremo tutti e basta. Ciao Alessandro, cosa avete fatto stamattina? Facciamo delle stelle per la scenografia del piccolo principe perché viene da un mondo lontano. E nel mio gruppo ci hanno fatto fare i pianeti, poi lo stiamo ricoprendo con la carta igienica e con la Vinaville e dopo dovremo bucare il palloncino per toglierlo e fare il pianeta. Vediamo con quale materiale stanno costruendo questi oggetti. Con fogli colorati e sono 8 cerchi che formano queste palline per decorare il palco. Okay. Grazie mille, Lois Giberti, TG Campus. Anche alcuni ragazzi della secondaria si sono impegnati per prepararsi al Natale. Colleghiamoci in diretta con i nostri inviati per vedere cosa hanno fatto. Grazie per la linea. Volevamo chiedere ai partecipanti perché avete deciso di dare una mano alla costruzione del presepe. Abbiamo deciso di dare una mano alla costruzione del presepe perché era una cosa che ci sentivamo di fare. Quanto tempo ci avete messo per costruire il presepio? Ci abbiamo messo circa 15 giorni. Edoardo, è stato divertente costruire il presepe? Mi sono divertito molto perché ho anche condiviso l'esperienza con altri ragazzi. Marco, qual è il significato del presepe qui nell'atrio? È perché le famiglie possono entrare e possono dedicarsi al presepe e guardarlo. Per te invece, Riccardo? Per me diciamo che anche per noi ragazzi è molto bello quando tipo entriamo a scuola la mattina a vedere un bellissimo presepe. Okay. Grazie, a voi studio. Da Alessia e Camilla è tutto. Alla prossima settimana.